Allora, direttore, partiamo subito dall'aspetto più importante che la società in questo momento ha voluto evidenziare, no? Questo fatto che la struttura di Zelise, per quanto in condizioni ancora non ottimali, è stata messa in ordine attraverso una collaborazione col Dacata, no? Che ha consentito domenica scorsa alla tifoseria e al pubblico comunque di poter assistere in maniera quantomeno diciamo, più decorosa. Sì, grande iniziativa da parte della società del Dakar e dei dirigenti che ci hanno avvicinato per risolvere questo problema che fondamentalmente doveva risolvere il comune, però sono riusciti a pulire tutta quella zona per permettere appunto a tutti i tifosi, sia nostri che loro, di vedere una partita in modo dignitoso, pulito. È stato fatto un lavoraccio. Ci siamo tassati tutte e due società, di non poco, visto i tempi che corrono. E li ringrazio tanto perché questo significa per Catania, insieme all'Atletico, trovare società che sviluppano questo tipo di idee per noi veramente è un motivo di grande speranza perché alla fine non sono fermi a loro stessi per quanto riguarda il campionato, ma pensano ad altro, pensano al contorno che, come tutti sappiamo, in queste categorie i dettagli fanno sempre la differenza. La differenza della nostra società è anche l'aspetto, diciamo, gerarchico e comportamentale. Tu domenica eri abbastanza irritato per l'ennesima espulsione, per tutto quello che è successo a livello di nervosismo. Come pensi di intervenire nei confronti della squadra e comunque di tutto l'indotto atletista con questa carica magari emotiva delle partite? Diciamo che già l'intervento è stato fatto immediato. Io sono abituato a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto per cercare di costruire e programmare nel modo più idoneo e produttivo possibile. Non permettiamo a nessuno di prendere espulsioni per atteggiamenti così, per colpi di testa o lasciare la squadra in 10 uomini. Quindi già sono stato abbastanza retribuito, abbiamo fatto le nostre multe salate previste dalla nostra etica societaria. Qui si ragiona così, qui bisogna dare prima un esempio comportamentale, anche se i ragazzi sono stati grandi dal primo all'ultimo in questi giorni, però si devono allineare a quelle che sono le idee societarie. Si è chiuso il mercato con gli arrivi di Kobia, con l'arrivo di Donzuso, adesso si potrebbe lavorare sugli svincolati. C'è bisogno secondo te di qualcosa ancora in questo roster numericamente o resteremo così fino alla prossima sessione? No, noi siamo una società che siamo in continuo studio, in continua programmazione. Qualcos'altro lo stiamo sondando in giro, ma deve essere qualcosa di mirato, di preciso per quelli che sono gli equilibri della squadra. Credo che qualcosa, se va bene negli ultimi giorni, dovrebbe arrivare in prospettiva di dicembre. Soprattutto stiamo cercando qualcosa che ci dia brillantezza, ci dia quel piglio in più per cercare di abbassare soprattutto un po' l'età, anche se già è abbastanza bassa, appunto perché crediamo molto nella programmazione. Quindi già col presidente, col dottore Proto, utilizziamo sempre questo termine, che sono le nostre timeline ben precise, perché studiamo veramente tutti i giorni per cercare di migliorare sempre, cercare di portare questa squadra veramente dove merita. Proiettiamoci alla sfida di sabato, un'altra sfida difficile, un altro avversario ostico su un campo che è notoriamente difficile un po' per tutti. Come te la immagini questa gara contro il Belvedere? Una squadra che gioca da qualche anno insieme, giocano bene perché si conoscono bene, sono compatti, fanno gruppo e questo in queste categorie è fondamentale. Noi lavoriamo sempre cercando di migliorarci di domenica in domenica, abbiamo parlato già col mister su quello che sono state queste prime quattro gare ufficiali perché di fatto il calcio è statistica, lo sanno tutti, andiamo a vedere gol subiti, gol fatti, le espulsioni, le sequenze, quindi stiamo lavorando su quello che va migliorato per cercare di affrontare le partite con molta, molta attenzione e cura dei dettagli. Siamo consapevoli di andare a trovare una grossa squadra e sono altrettanto certo che sarà una bella partita, brillante e frizzante per come è giusto che sia. L'ultima cosa che mi sento di dire è che sono veramente contento dell'appoggio che hanno dato i nostri tifosi in questo momento, specialmente domenica, che si sono sentiti veramente tanto. Io spero di, insieme al gruppo, ne parliamo sempre, insieme al mister, di renderli veramente felici, orgogliosi di avere una squadra importante che veramente riesca a fare il salto di qualità.